Abbiamo Mister Moschella nel post partita, dico senza Monopoli, diamo risalto anche a chi lavora dietro le quinte ma è parte attiva dello staff tecnico della squadra. Buonasera Mister Moschella. Buonasera a tutti. Le giro subito le domande che le pongono i colleghi giornalisti. Pier Giorgio Giorno chiede: Mister, come ha visto i calciatori che hanno giocato poco in campionato? Piaciuta la prova della sua squadra? Sì, siamo molto contenti di come si sono espressi i calciatori in generale. È chiaro che questa partita è stata utilizzata per dare minutaggio a chi aveva giocato di meno. Credo che nella rosa, considerando anche i ragazzini che sono venuti nella prima partita con l'Alessandria, abbiano giocato tutti. Quindi siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto delle buone risposte sia dal punto di vista tecnico che tattico, quindi vuol dire che il lavoro che si svolge settimanalmente è un lavoro che viene condiviso da tutta la rosa, quindi siamo molto contenti. Mario Ferrantino, buonasera mister, un match che ha visto il controllo del Cosenza per 60 minuti di gioco. Dopo il pareggio abbiamo sofferto un po', ma è arrivata la prima vittoria stagionale nei 90. Alla luce di ciò, che Cosenza dobbiamo aspettarci sabato a Verona? Beh, intanto quello che dicevamo nello spiegatoio è che non c'è vittoria senza sofferenza. È chiaro che si deve soffrire, e questa è una squadra che l'ha dimostrato nelle partite di campionato precedente, nella partita di Coppa Italia precedente, quindi questa è una caratteristica nostra. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra importante, quindi siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo. Adesso è chiaro che fino ad oggi pensavamo a questa partita, da domani si penserà alla partita di Verona, dove sarà il solito Cosenza che cercherà di giocarsi la partita. Osvaldo Morisco le chiede: cosa è accaduto a Petre dopo la fine dell'incontro? Ma niente, era stanco, 90 minuti dopo tanto tempo, magari era un po' così, però nello spiegatore era tutto a posto, tutto tranquillo, e era molto contento della prestazione, quindi noi siamo veramente felici oggi perché è arrivata la prima vittoria, però è arrivata dopo una prestazione, questo è molto importante per noi. Fabio Mandato, mister, Petre è un lottatore, cosa si aspetta da lui nell'economia del gioco del Cosenza? Vabbè, noi ci aspettiamo che ogni giocatore della rosa si esprima al massimo delle proprie possibilità. Abbiamo molta fiducia in questa rosa, in ognuno dei giocatori, quindi ci aspettiamo che ognuno di loro esprima il loro potenziale. Grazie mister e forza lupi. Grazie sempre, forza lupi.